Allora Piero, io non so quanto riesca a rendere il mini video che sto facendo, però vedo una delizia davanti ai miei occhi. Vorresti spiegarmi di cosa si tratta? Cos'è? Esatto. Si chiama sempre pizza? È sempre una pizza, un rolle di pizza che poi viene tagliato, semplicissimo da fare, come tutte le cose semplici, importante nel gusto e nei sapori. Poi abbinato con dei colori nostri mediterranei come il pomodoro, i pomodorini, insomma... poi è normale che il fascino dei colori del piatto crea molto colore. E all'interno che cosa hai messo come condimento? Perché a vederlo mi sembra semplicemente formaggio o c'è qualcos'altro? Mozzarella e prosciutto. Mozzarella e prosciutto. Gli ingredienti base che troviamo in pizzeria. Poi lo possiamo fare come vogliamo, con le verdure, tranquillamente. Ma è un prodotto molto... tranquillo da mangiare, non quindi, abbiamo... perché da quello che vedo prodotti è come se fosse una pizza semplice, con prodotti semplici, esatto. Abbastanza solo fatte in modo diverso, diciamo una presentazione diversa. Proprio diamo un tocco di classe, di dare un discorso diverso, non la solita margherita, ma iniziare a fare dei prodotti un po' diversi. Una curiosità, no, perché questa non è un'intervista, io li chiamo dei mini video, una curiosità. Viene molto apprezzato dai clienti, cioè lo chiedono, anche una semplice pizza la chiedono in questa maniera o va di più il tradizionale? No, guarda, questo lo chiedono perché lo utilizziamo più che altro come antipasto. Ah, quindi magari da dividere più persone. Più persone iniziano come antipasto e poi andiamo direttamente alla pizza, ma noi partiamo dall'antipasto e arriviamo pure al dolce. Riusciamo a fare... Oddio, mi devo organizzare un po' con la frutta, però vediamo di fare qualcosa con la frutta. E allora un'ultimissima domanda, come quella di poco fa. Questa è tutta la mia porzione? Ma guarda, questo è l'antipasto.